Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti da Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo in provincia di Terni, esattamente ad Amelia, Molino Silla, dove è la comunità Incontro, quella fondata da Don Pierino Gelmini. Siamo stati invitati da Elisabetta Roviglioni, presidente del Rotary Club di Amelia Narni, per assistere alla manifestazione Sport e attività di sviluppo e di leadership, qualità da manager. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. È importante questa giornata perché ha tanti significati, anche rispetto alle esperienze precedenti, è un progetto che parte da lontano. Sì, allora è un progetto che vuole sottolineare l'importanza della leadership, che è un tema fondamentale per il Rotary, soprattutto quando viene esteso ad una comunità appunto di studenti e viene esteso in questo momento così particolare. Perché? Perché questo progetto sostanzialmente nasce e viene ispirato dal film Moneyball, il film di Brad Pitt che riusciva a rimettere su una squadra, diciamo, e cambiare anche i canoni di come si doveva giocare una partita di baseball. Ecco, i ragazzi sono stati bravissimi perché è stata data loro la possibilità di fare una partita, dei tornei, diciamo così, tennis, padel e pallavolo. E quindi hanno dimostrato attraverso lo sport quali sono le regole da rispettare e quindi mostrare una loro leadership, va bene? Fare gruppo. In teoria, il team building, quello che è una delle principali caratteristiche e capacità che viene ad oggi richiesta anche nel mondo del lavoro. Ma questo non si è fermato soltanto allo sport, perché poi sono state fatte delle lezioni online, ovviamente, grazie all'Istituto Italiano di Project Management, quindi sono state garantite delle lezioni a questi ragazzi. E in più è stata coinvolta la comunità Incontro. Perché? Perché tutti sappiamo che purtroppo seguire una leadership sbagliata può portare a delle conseguenze errate, ma c'è un messaggio anche di speranza, no? Perché se siamo qui anche si può correggere l'idea, l'indirizzo di una leadership. E per finire, cosa non meno importante, abbiamo coinvolto anche l'orchestra della scuola del liceo Angeloni. Perché l'orchestra? Perché cosa c'è di più elegante se non un direttore d'orchestra che dimostra in qualche modo di avere una leadership adeguata a coordinare tutte queste diverse persone? Iniziativa lodevole, molto interessante. Stanno passando vicino a noi gli ospiti della comunità Incontro, ma appunto ci sarà questa orchestra, ma anche le scuole sono state coinvolte in questa manifestazione appunto organizzata dal Rotary Club di Amelia Narni. Sì, allora le scuole che hanno partecipato sono state tantissime, diciamo. Possiamo citare ad esempio il classico, il liceo classico, il Tacito e artistico, il Metelli. Poi c'è l'Istituto di Istruzione Superiore, il Gandhi, che è il liceo scientifico di Narni, appunto, e per finire il liceo statale
Angeloni. Questo grazie alla infinita... Tutte di Terni. Tutte di Terni, sì, Terni, Amelia e Narni, diciamo, sono dislocate sul territorio così. Ma la cosa fondamentale e più importante è che noi abbiamo avuto anche molti partnership e vorrei sottolineare l'importanza appunto non soltanto della comunità Incontro e di ICPM ma anche del Circolo Lavoratori Terni, perché ci hanno messo a disposizione tutta la struttura per realizzare questo magnifico progetto. Quindi oltre a ringraziare tutte le persone che ovviamente hanno collaborato, i dirigenti scolastici che veramente sono stati molto proattivi e propositivi, vorrei ringraziare anche questi partnership perché sono stati per noi fondamentali per poter realizzare questo progetto. Giovanni Scordo, insomma, è una persona sempre disponibile che vorrei ringraziare, insomma. Il Rotary fa sempre un po' da elemento cementante in questa iniziativa e con un occhio sempre al sociale e quindi in modo particolare a queste situazioni che sono delle eccellenze proprio per ritrovare strade nuove e vie nuove. Sì, diciamo che innanzitutto c'è stato anche la bellezza di questo progetto e rientra anche nel fatto che i ragazzi, quelli delle scuole, dopo 2 anni e mezzo hanno avuto questa bellissima opportunità di stare una giornata, 2 giornate all'aperto e non volevano venire via da questi campetti, quindi è stato bellissimo dare questa cosa dopo 2 anni e mezzo di pandemia, permettere ai ragazzi di sfogarsi in qualche modo, ma anche di prendere l'esempio con i ragazzi qui della comunità Incontro, che abbiamo avuto un importante incontro online, è stato divulgato anche questo, e hanno portato la loro esperienza e devo dire è stato toccante, quindi formativo, molto formativo per tutti. Grazie Presidente e buon lavoro e complimenti per tutte le iniziative che fate. Grazie, grazie a voi sempre per la vostra disponibilità. Avvocato Giuseppe Lorefice, Presidente della comunità Incontro, qui presso questo bellissimo luogo meraviglioso dove oggi è in atto un'iniziativa molto particolare che vede coinvolti proprio gli ospiti della comunità Incontro nell'organizzazione insieme al Rotary Club di Amelia Narni. Ma non posso che affermare e applaudire le parole che ha inteso usare. In effetti i giovani cercano giovani, la vita cerca nuova vita, è proprio questo che noi, di cui noi siamo francamente orgogliosi, di far nascere sempre nuove vite. Questo è importante perché sono anche segnali di speranza in un mondo tanto difficile, ancora siamo in pandemia, abbiamo trovato delle situazioni, degli anni veramente in tutti i sensi molto difficili dal punto di vista sociale, economico, familiare e sanitario. Oggi c'è anche un altro problema internazionale, oltre agli altri tanti che ci sono, ma questi sono momenti che danno una possibilità, una speranza e anche delle carezze ai cuori di tutti i ragazzi che sono anche qui. Dice bene, pensavamo tutti di aver lasciato la pandemia che ci ha portato veramente tanti sacrifici e non prevedevamo proprio che ad una pandemia così, diciamo, veramente ha portato tanti di quei sacrifici, si aggiungesse qualcosa di altrettanto grave come il periodo bellico che stiamo vivendo. Vero che lo viviamo da spettatori, essendo lontani dai teatri della guerra, però sono sempre dei segnali che fanno riflettere, ma che non ci devono far demordere, soprattutto dal nutrire e dall'avere tanta speranza, perché siamo proiettati sulla rinascita di tante persone, sul riequilibrio e sul recupero della vita, e questo deve essere sempre il nostro traguardo. Presidente, prima di salutarci, la comunità Incontro è molto attenta alle dipendenze in genere, nasce dalle dipendenze, diciamo, degli stupefacenti, ma in seguito sono venute altre forme di dipendenza, quindi anche questo tipo di iniziativa significa essere sempre aggiornati in contemporanea e attuali nelle esigenze che si riscontrano nella società civile. Sì, in effetti è vero quello che ha sottolineato, perché la classica figura, lo stereotipo, diciamo, dell'eroinomane che lo trovavamo sotto i ponti, cioè, è scomparso, è come se
all'improvviso, scomparendo questa classica figura, come se la droga non ci fosse. No, ragazzi miei, purtroppo la droga c'è, circola ancora, semplicemente e ancora in modo più pericoloso. Sono sopraggiunte altre sostanze, non più eroina o cocaina, ma abbiamo altre sostanze, dalle pasticche, e oltre a queste dipendenze non dimentichiamo che c'è una forte dipendenza del gioco, dall'alcolismo e ludopatia. Quindi noi siamo sempre sul chi va là, dobbiamo stare sempre in avanguardia, e soprattutto la nostra lotta e la nostra, il punto di concentrazione non deve venire mai meno, perché dobbiamo aiutare e prevenire quanto più possibile questa nuova gioventù. Grazie Avvocato Lorefice, complimenti, ci saluti con un messaggio per i giovani nel mondo. Ma il messaggio che mi viene spontaneo e di cuore è quello di credere in se stessi, di non ne apparire, ma di essere sempre se stessi in qualunque momento e in qualunque posto ci si trovi. Patrizia Stilo, dirigente dei licei statali Angeloni di Terni. Una giornata molto importante qui presso la comunità Incontro, proprio come messaggio formativo per i giovani, questa musica che unisce insieme ai ragazzi della comunità. Sì, buonasera a tutti. Assolutamente la musica è il veicolo che riesce ad arrivare dovunque. Ed è quel canale che unisce, voi sentite in sottofondo i nostri studenti che stanno provando e parteciperanno a questa iniziativa di comunità. Questa iniziativa che raccoglie un messaggio molto importante e che è la musica che accompagna assolutamente anche la crescita e il superamento anche di tanti problemi che possono esserci durante la vita adolescenziale e adulta delle persone. Quindi con immenso piacere noi partecipiamo a questa iniziativa del Rotary. Spero appunto, e sono sicurissima, che il messaggio dei nostri studenti arriverà a chiunque lo ascolterà. Il Rotary appunto organizza sempre degli incontri dal punto di vista sociale importanti, la scuola è partner estremamente importante, ma questo significa non andare a risolvere quando ci sono i problemi, ma anche un discorso di prevenzione e di formazione preventiva negli animi e nelle menti dei giovani. Beh, la scuola è fondamentale da questo punto di vista, la scuola è formativa, la scuola, il nostro liceo, quindi un istituto secondario di secondo grado, accompagna gli studenti da adolescenti, 14enni, fino a farli diventare adulti fino ai 19 anni e tutte le nostre iniziative sono rivolte proprio alla crescita consapevole dello studente e che accompagniamo attraverso progetti a 360 gradi, quindi non soltanto musica ma anche progetti che riguardano la consapevolezza di se stessi, quindi delle scienze umane, anche progetti che riguardano per esempio delle attività di educazione civica, quindi tutta una serie di iniziative il cui fine ultimo è assolutamente sempre quello di accompagnare, di insegnare, di aiutare lo studente, il giovane, il ragazzo nella sua crescita, che non è soltanto una crescita didattica, quindi culturale, ma è una crescita molto più generale di vita. Sono molto orgogliosa di questo service che stiamo facendo come Club Rotary e soprattutto perché è esposto, diciamo, e mette in evidenza chiaramente questi giovani che non sono tutti quanti quelli delle baby gang, ma sono soprattutto dei ragazzi che amano la musica, che amano stare insieme, che amano la solidarietà soprattutto, e quindi speriamo che veramente sia un grande evento e che abbia anche
un proseguo anche nel futuro, insomma, per tutti quanti. Gioacchino Minelli, governatore del Rotary, 90-20 è il distretto, 20-90 è il distretto, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, no, un territorio molto vasto. Oggi ha partecipato a un evento proprio organizzato dal Rotary Club di Amelia Narni, in quel di Amelia, dove è stata una giornata fantastica, all'insegna della solidarietà e del sociale, attraverso la musica, un linguaggio d'arte che va bene da sempre, proprio nella sede dell'incontro appunto di Don Pierino Gelmini, dove ci sono stati questo inno alla gioia, alla felicità e un segno di affetto a tutti i giovani che hanno partecipato. È vero, la musica è un linguaggio universale, come hai appena detto. In più, per noi è molto importante utilizzare questi eventi nella giusta location. Quella di oggi è una location molto molto speciale per tutti noi. In più abbiamo avuto la possibilità di gioire insieme ai giovani per la loro, anche la loro capacità di esprimersi musicalmente. In più abbiamo avuto anche la possibilità di contribuire a far capire ai giovani come il Rotary sta cercando in tutti i modi di far conoscere le proprie caratteristiche, i propri valori, a partire proprio dall'età giovanile. Per noi è molto importante perché nell'ambito della struttura Rotary siamo molto attenti ad altre due fasce di età. La più giovane, che va dai 12 anni fino ai 18, che si chiama Interact, e consente a tutti i giovani di quell'età di conoscere quali sono i nostri valori, di capire in che modo possono già mettersi in gioco per fare service e quindi per il sociale. Poi la fascia superiore, che va dai 18 fino ai 30-35 anni mediamente, e che si chiama Rotaract. In questo caso anche lì possiamo dare un vario contributo, perché tutti questi giovani che cominciano a entrare nel mondo del lavoro, finiti gli studi, veramente sono già in grado di dare un ottimo contributo per la progettualità. Poi in più questa sera abbiamo veramente dato la possibilità a dei giovani di sentirsi protagonisti, per noi quello è molto importante. La premiazione è un po' una gratificazione per noi che siamo tutti volontari, è molto importante riuscire a gratificare quelli che collaborano con noi, che portano avanti i progetti, che portano avanti le loro iniziative, e quella di Amelia sicuramente è una delle più importanti che siamo riusciti a fare in questo territorio. Molto bello. Molto bello, governatore, il fatto che il Rotary è sempre attento a quello che succede nel mondo sociale e solidale, è sempre presente, tant'è vero che anche nell'occasione di questa serata è stato fatto un riconoscimento per una socia del Rotary che è stata vicina e è stata in modo proattivo e attivissimo proprio per dare una mano con i medicinali a favore dei bisognosi in Ucraina. Sì, in questo particolare momento stiamo cercando anche di far convergere tutti gli sforzi e gli aiuti verso l'Ucraina, proprio cercando di tracciare due canali. Uno, che è quello diretto, quando è possibile fare dei collegamenti sicuri, e quindi la destinazione degli aiuti, come è successo con il club di Amelia. Ed è stato un intervento eccezionale, perché sono riuscita in maniera molto tempestiva a mandare tantissimi medicinali direttamente in Ucraina. In parallelo a questo, noi siamo molto attenti invece ai rifugiati che già sono presenti nel nostro territorio e che continueranno purtroppo a crescere. Quindi ci stiamo organizzando anche a livello distrettuale per avere un fondo comune, affinché poi possiamo attingere a questo fondo per garantire un aiuto e una sussistenza a tutti i rifugiati nei prossimi mesi. Elisabetta Versiglioni, il presidente del Rotary Club Amelia Narni, è una presidente che, come sono stati tutti e come sicuramente quelli che verranno, ma in questo momento sta dimostrando grande energia e dinamismo nelle attività che propone. Sì, Elisabetta si è dimostrata, come appena detto, molto, molto, molto pronta a reagire. E noi abbiamo un po' un motto: siamo gente d'azione. Elisabetta sicuramente impersonifica benissimo questa situazione. In più devo ammettere che da donna riesce anche a avere quella marcia in più che molto spesso ci serve per diventare subito proattivi.
e questo sicuramente fa di quest'anno un anno molto molto importante anche per Amelia Narni. Avio Proietti Scorsoni, vice sindaco di Amelia, oltre altri numerosi incarichi nell'ambito del comune, che ha partecipato a questa giornata rivolta al sociale, che è stata un inno per quanto riguarda la solidarietà e la vicinanza e diciamo la relazione fare rete tra i giovani, dove la musica è stata un punto centrale come linguaggio universale. Sì, ho partecipato con ho accolto l'invito e ho partecipato con vero piacere. D'altro canto, come lei già ha avuto modo di dire e mi ha anticipato, ecco, partecipare a un evento musicale significa partecipare a un linguaggio universale, no? Quel linguaggio che tutti comprendono e che tutti comprendiamo, che fa sì che il nostro modo di essere e di pensare possa andare oltre il presente, il quotidiano, e io spero tanto che il messaggio che i giovani in questo trasmettono direttamente o indirettamente giunga anche a quelle persone che giovani non lo sono più ma dovrebbero ridiventarlo, per far sì che questi orrori della guerra avessero una conclusione. E stasera diciamo il Rotary Club di Amelia Narni ha dato prova anche di questo, mettendo proprio dei puntini e strizzando l'occhio a questa problematica. Certo, ma io ecco, non che ne avessi o ce ne fosse il bisogno di sapere che il Rotary per questi aspetti ha la sua sensibilità, ma per questi e per molti altri progetti che io, seppure in forma così periferica, però ho sempre seguito, progetti rivolti sempre al sociale, al disabile, progetti rivolti prevalentemente ai giovani, e credo che sia il punto di forza di un'associazione così insomma radicata nel nostro territorio nazionale, che poi ci è vicini quando cominciamo dal nazionale, arriviamo ai distretti e arriviamo ai nostri comuni, no? C'è un rapporto diretto, ma devo dire che oltre al sociale ci sono anche degli aspetti legati al Rotary che li vede vicino al culturale, e lo stesso nostro comune ha avuto dei benefici in questo.